La firma parallela è una firma aggiunta allo stesso livello e contenuto di una firma preesistente e viene utilizzata con documenti in formato P7M o PDF. Prima di iniziare, collega il lettore al PC e inserisci la smart card nel lettore. In alternativa, se sei in possesso di un token USB, collegalo al PC. Avvia il software Aruba Sign. Apri la scheda Verifica. Carica i documenti da firmare cliccando su Seleziona documenti oppure trascinali all'interno della schermata. Dal menu in alto clicca sul pulsante Aggiungi firma. Il sistema non consente di selezionare il formato della firma. In caso di file P7M, la firma parallela verrà apposta in tale formato. Per i file PDF è possibile apporre una firma grafica o una firma invisibile. In caso di firma grafica, nel passaggio successivo, posizionala nel punto desiderato del documento e personalizzala dalla finestra Opzioni. Per maggiori dettagli al riguardo, ti consiglio di consultare il tutorial dedicato. Nella colonna Documenti da firmare sono visibili i documenti caricati. Sotto la colonna Documenti firmati è possibile rinominare i file. Clicca su Prosegui e firma per continuare. Al punto 1 seleziona la voce Firma con dispositivo. Al punto 2 il certificato di firma, contrassegnato da nome, cognome, viene automaticamente rilevato. Inserisci il PIN della firma digitale. Clicca sull'icona dell'occhio per visualizzarlo in chiaro. Clicca Firma. Al termine dell'operazione si visualizza la schermata che notifica la corretta firma digitale del file. Per visualizzarne i dettagli come il certificato e le proprietà della firma, ti basta cliccare sui relativi pulsanti Mostra certificato e Mostra proprietà firma. Per firmare più documenti contemporaneamente con Aruba Sign, dovrai utilizzare la stessa procedura di firma di un singolo file. Ti basterà selezionare il gruppo di documenti presenti all'interno di un'intera cartella e procedere come mostrato nel video.